il buon pomeriggio e ben ritrovato a Jonathan Spiesi. Ciao Jonathan. Dico, buon pomeriggio. C'è un doppio turno che attende i rossazzurri, domenica in casa con la Regina e mercoledì fuori casa a Bisceglie. Questa Serie C è senza sosta, questa Serie C ci dà, soprattutto il Genoa, tante emozioni, e il Catania ancora deve cercare di raggiungere il sogno primo posto. Un tuo giudizio su Leonzo Catania e sulle prossime partite del Catania? Il giudizio su Leonzo Catania sicuramente stava una partita dove il campo non ha concesso assolutamente e non concedeva assolutamente a squadre tecniche come magari sono il Catania, il Lecce, il Trapani stesso, di potersi esprimere al meglio. È evidente che è più facile per una squadra che si deve difendere in quelle circostanze che per una squadra che deve comunque vincere. Detto questo, è anche vero che il Catania avrebbe sicuramente potuto fare qualcosa in più. Le partite è vero che si vincono su episodi, il Catania ne ha avuti un paio, però avrebbe secondo me potuto cercare e osare qualcosa in più. Mi riferisco al fatto che le partite a volte vanno vinte col fioretto, ma a volte vanno vinte anche col bastone, ecco. E questa era una di queste partite. Catania ha combattuto, non si è tirato indietro dagli scontri, ha giocato la partita alla pari con la Leonce, che magari sicuramente sono più abituati a fare questi tipi di partite, però avrebbe dovuto e potuto fare qualcosa di più. Quindi questo è un po' il quadro della partita contro la Leonzo. Prossime partite è tutto ancora aperto ed è una corsa ovviamente a tre. Io quando in tempi non sospetti a gennaio, inizio gennaio, avevo pronosticato una corsa a tre dove mettevo il Trapani, la squadra che si era rinforzata più di tutte nel calciomercato di gennaio, la gente mi prendeva un po' per scemo, no? Oggi invece le cose dicono quanto io avevo detto a gennaio. È una corsa a tre, una corsa che sicuramente vede il Lecce favorito su Trapani e Catania, però alla fine hanno sempre percentuale, dobbiamo parlare, io parlerei di un 40% Lecce, 30% Catania, 30% Trapani. Dobbiamo essere d'accordo con te, oggi è questa, e poi Giada, credo che la giornata dove il Lecce riposerà e Catania e Trapani si scontrano sarà probabilmente quella decisiva. Sarà decisiva, sarà fondamentale, io mi auguro che lo sia ovviamente per il Catania, no? Questo vedendo ora le ultime tre partite che dovranno andare a disputarsi, io vedo sicuramente tra le tre più favorito il Trapani in queste tre partite, dove sulla carta due partite in casa e una in trasferta, quelle in casa molto abbordabili, quella in trasferta abbordabilissima perché ha Agrigento con l'Atragas, quindi potrebbe veramente fare 9 punti il Trapani. Il Catania anche ha nelle due partite, comunque una squadra che deve vincere il campionato, le due partite in casa è chiamata obbligatoriamente alla vittoria. La trasferta di Bisceglie è la trasferta della partita più insidiosa di queste tre, ma è ovvio che una squadra che deve vincere il campionato deve andare su un campo come quello del Bisceglie, ovviamente totalmente diverso da quello della Leonzio a vincere. Il Lecce ha sicuramente nella partita contro l'Andria in casa una partita che sulla carta potrebbe essere la più abbordabile che ha, però a quella di domenica in casa del Cosenza, e non scordiamoci che comunque in casa contro l'Andria il Lecce non sta segnando, ha fatto un gol nelle ultime quattro partite casalinghe, il Lecce ha fatto due punti nelle ultime quattro gare in casa, tre punti mi sembra nelle ultime quattro gare, ha fatto un gol in quattro partite, quindi è ovvio che è una squadra che sta facendo fatica. Se poi si pensa che la partita contro l'Andria verrà giocata comunque come tutte, no? Nel turno infrasettimanale, certo, potrebbe diventare anche quella un'altra insidia. È ovvio che si saprà molto di più dopo queste tre partite, perché alla fine adesso mancano 9 giornate, insomma, cioè 9 partite. Ovviamente dopo queste tre partite qua si incomincia ad avere un quadro più delineato. Io sono convinto che
il Trapani possa riuscire a fare 9 punti, il Catania io me lo auguro assolutamente, e che il Lecce sicuramente perderà qualcosa in queste tre partite. Se questo dovesse accadere è ovvio che tutto diventerà più bello, tutto diventerà più, ancora più con punti interrogativi, perché i punti si assottigliano e il divario diminuisce, è ovvio, poi là incominciano a subentrare anche tanti fattori. Ecco, ti faccio due domande, una ce la fa Piero, dice qual è il tuo gol più bello in maglia rossa-azzurra, la seconda te la faccio io ed è ovviamente stuzzicante anche per te: il Livorno sembrava aver stravinto un girone ed è crollato, potrebbe essere così per il Lecce? Rispondendo alla prima domanda, il gol più bello, più importante diciamo per il Catania sicuramente è stato quello con la Virolette, così come quello in casa contro l'Udinese, una partita dove fummo dominati per gran parte della partita, vincemmo 1-0. Il gol più bello per me è quello di Bologna, campo neutro con il Milan, perché era comunque il gol dopo la nascita della mia figlia, e quindi è il gol più importante per me, come io ho sempre detto. Tornando alla domanda tua, sì, anche l'anno precedente l'Alessandria a gennaio aveva 12 punti di vantaggio sulla Cremonese, alla Serie B è stata la Cremonese, non l'Alessandria. Il Livorno hanno avuto anche dei problemi, sì, ne ha approfittato soltanto il Siena, non quei polli a mano in cuore del Pisa, della mia squadra. Oggi sono l'altro campionato, è ovvio che il Livorno è dietro al Siena con una partita in meno, così come il Siena rispetto alle altre partite, ma il Livorno ha già riposato a differenza del Siena, quindi potenzialmente il Livorno ha 2 punti in più del Siena vincendole tutte le partite. Però detto questo, è ovvio che il calo ci può essere. A Livorno sicuramente è stato un calo, non secondo me fisico, ma sicuramente ci può stare, ci può essere stato anche quello fisiologico, ma quanto un calo mentale, perché Andrea è per il gioco soprattutto che fa lui e l'applicazione che richiede alle proprie squadre, è ovvio che arriva un momento dove hai comunque una flessione sotto un punto di vista psicologico. Detto questo, io sono ancora dell'idea che siano la squadra da battere nel girone diciamo quello del Pisa, io lo identifico così. Detto questo, nel girone di qua è normale che ci si augura che fosse la stessa cosa a Lecce, in parte è successa, perché comunque nelle ultime tre partite Lecce ha fatto 4 punti, quindi è evidente, no, ha fatto 2 punti nelle ultime tre partite, quindi è evidente che la pressione c'è, il Catania non ne ha approfittato come è capitato altre volte nel girone d'andata. Io mi auguro che da qui al campionato, ecco, si possano essere rimesse in piedi tante situazioni proprio in virtù anche di questa situazione, ecco. Quindi io mi auguro che possa festeggiare ovviamente sia il Catania, ecco. Giada, l'ultima domanda perché siamo in chiusura. Ovviamente il Catania, utile girarci attorno, ha avuto più volte un problema, ovvero il non gol o il non segnare. Abbiamo Curiale che ha fatto un ottimo cambiato come seconda punta e mancato Ripa. Secondo te, da ex grandissimo attaccante, c'è troppa pressione oppure il Catania doveva davvero intervenire a gennaio e prendere un altro punto di esperienza? Sai Igor, è difficile dire questo, perché se oggi 30 giornate di campionato, il capocannoniere del girone C è Curiale con 10 gol, 11 gol, quanti ne ha fatti? È il secondo con dietro Saraniti, però sta a significare che c'è mediocrità, no? Sotto il punto di vista realizzativo, ma basta vedere in Serie A e in Serie B, Immobile praticamente sta mantenendo una media quasi di 1-1 a partita, e così lo stesso sta facendo Caputo in Serie B o comunque tanti in doppia cifra. Quindi è evidente che in Serie C c'è molta carenza sotto questo punto di vista. Quindi detto questo, intervenire, se devi intervenire per prenderne uno tanto quanto, non conviene, perché comunque gli attaccanti del Catania sono attaccanti di tutto rispetto per la categoria, e che hanno sempre fatto bene e stanno facendo bene, perché se si guarda comunque le statistiche anche delle altre squadre, stanno facendo bene. È ovvio che se il Catania avesse la possibilità di poter investire economicamente cifre importanti, avrebbe dovuto sicuramente prendere, sì, ma questo all'inizio campionato andava anche fatto, no? Forse prendere un attaccante che magari fa 20 gol in Serie B
motivandolo e ovviamente cercando di portare a Catania e vincere il campionato. Questa è la situazione, però così stanno, io ti dico la verità, il Catania al di là di tutto è la rosa, diciamo, più forte secondo me del campionato, e io mi auguro che al più presto possa diventare anche la squadra più forte del campionato, perché è giusto che sia così, ecco, anche in prospettiva il Catania come rosa anche per il campionato futuro, no? In Serie C avrebbe sì di qualche giocatore, però ce ne sono qualcuno che di questa squadra può fare anche le Serie D. Lecce e Trapani, a differenza del Catania, non tutti la potrebbero fare. Guarda, io ti abbraccio, speriamo di risentirci prestissimo e di commentare un Catania che sicuramente abbia scalato ancora una volta la classifica. Io mi auguro di sì, questo è io, e ti dico anche, però, se può essere anche di conforto, che io seguo molto gli altri due gironi, il girone A e il girone B, e rispetto al girone C c'è quanto mangiare e stare a guardare, si dice in Toscana. Il girone C è nettamente superiore sicuramente.